Ciao bimbi, oggi facciamo un lavoretto, facciamo un vaso in 3D con dei fiori. I materiali che ci occorre sono forbici, colla, cartoncini colorati di diversi colori, quattro colori diversi. Poi ci serve un cartoncino di questo colore dove andremo a disegnare la sagoma di un vaso. Poi su un foglio bianco disegnate una forma di un fiore, ma solo una parte. Ora vi mostro come. Così, vedete? Solo una parte. Poi l'andrete a ritagliare e avrete questa forma qui, che dopo vi spiegherò a cosa ci serve. Una volta disegnata la forma del vaso su un foglio, dovrete avere questa e dovete tagliare due striscioline lunghe verdi e dicevo, due striscette piccoline verdi. Perfetto. Una volta che abbiamo preparato un foglio verde o di un altro colore che fa da sfondo. Benissimo, ora attaccate questa forma sul foglio. E poi andate ad attaccare le due strisce verdi ai lati del vaso. Così quindi. Una qua e una di qua. E le due striscette piccole al centro. Benissimo, ecco, io ho attaccato questo. Adesso con i fogli quelli colorati andiamo a piegare il foglio in due. Mi raccomando. E lo stesso lavoro lo andate a fare anche per gli altri tre colori che avete scelto in due e poi lo ridividete. Un'altra volta, raccomando, schiacciate bene i lati. Adesso con questo stampino che ho fatto lo andate a appoggiare al bordo del vostro cartoncino e lo andate a disegnare. Benissimo. Dovrebbe venire così. Benissimo, adesso con le forbici andate a tagliare prendendo tutti gli spessori del cartoncino. Benissimo, ok. Adesso dovrete avere due cartoncini così. E lo andate a fare anche dall'altro lato che vi ho avanzato. Benissimo. Ora, questo è il fiore, dovete averlo così, giustamente. Andate a mettere al bordo la colla. Ok. E l'altro fiore. Lo andrete ad attaccare sopra. Benissimo. Ok. E così fate diversi strati fino a farne quattro celesti, quattro rosa, quattro gialli e quattro arancioni. Adesso vi faccio vedere come avviene. Benissimo, dovrete ottenere un fiore così. Ok? Adesso lo andiamo a fare anche per gli altri tre colori. Eccoci qua. Adesso dovreste avere questo effetto qua, così. Così. Andrate a mettere la colla qui dietro. E qua dietro e qui dietro.
e andrete ad attaccare il primo fiore. Andrete ad attaccare il secondo. Andrete ad attaccare il terzo. E il quarto fiorellino. Questi sono i nostri fiori in 3D. Maestra non ha messo bene la colla, mi raccomando, mettetene abbastanza, se no succede come me che vi cadono. Eccoli qua, questi sono i nostri fiori in 3D. Adesso andremo a realizzare delle foglie. Due foglioline realizziamo e le andremo ad attaccare. Sul nostro vasetto. Vedete, queste sono le foglie. Ecco qui, questo è il nostro vasetto di fiori in 3D, bimbi. Se volete, avete anche della pittura, potete anche dipingerli all'interno, come piace a voi. Ciao bimbi, spero che vi sia piaciuto questo video e questo fantastico lavoretto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi in tanti. Ciao bimbi, un bacio!